Ciao, vediamo insieme come trasformare velocemente in modo efficace un testo in un oggetto tridimensionale con Adobe Illustrator. Per prima cosa, dalla palette strumenti andiamo a selezionare lo strumento testo. Utilizzeremo per comodità e per anche un risultato più efficace un font netto e molto pulito come Open Sans, con la caratteristica extra bold. Mi raccomando, utilizziamo 3 volte lo strumento testo e non un unico testo a 3 righe. Quindi una volta scritta la prima parola andremo a digitare la seconda. Per comodità d'uso sto utilizzando il maiuscolo. Ora disegniamo un cerchio utilizzando lo strumento ellisse, che prevediamo sempre dalla palette strumenti. Con il tasto maiuscolo premuto andremo a disegnare un cerchio proporzionale. Mi raccomando, riempimento nero, assicuriamoci che non ci sia colore di traccia. Lo facciamo anche un pochino più grande in modo da avere più visibilità d'azione. Sempre dalla palette strumenti andremo a prelevare lo strumento taglierino, altrimenti detto cutter. Lo selezioniamo e andiamo a fare 3 tagli, uno nella parte superiore e uno nella parte inferiore, in modo da dividere quest'area circolare in 3 aree. Più o meno in questo modo. Chiaramente anche i tagli, la direzione e la dimensione delle singole aree ricavate sono a discrezione in base a quello che è la nostra esigenza, la nostra destinazione d'uso. Dopodiché con lo strumento selezione vado a portare leggermente in basso l'ultima area e in alto la prima area, quindi a distanziarli un po', mantenendo sempre una certa centralità. Ora andremo a utilizzare delle scorciatoie da tastiera molto semplici, ma che ci torneranno estremamente utili in questo tutorial per questa tecnica. Quindi andremo a selezionare il primo testo e con il tasto maiuscolo cliccato sulla tastiera anche la prima area del cerchio. Poi rilasciamo. Dopodiché digiteremo la combinazione di tasti Ctrl-Alt-C oppure Command-Alt-C. E così ripetiamo, selezioniamo la seconda parola, con il tasto maiuscolo da tastiera selezioniamo la seconda area del cerchio e di nuovo Ctrl-Alt-C, terza parola, tasto maiuscolo e clic del mouse, chiaramente il tasto sinistro del mouse, e di nuovo Ctrl-Alt-C. Vediamo che le 3 parole hanno sostanzialmente ricoperto la superficie delle 3 aree seguendone la direzione. Ora selezioniamo tutte e 3 le parole, andiamo sul menu oggetto, espandi, in modo da espandere sia il bordo che la traccia e ad avere un unico oggetto come se fosse appunto un tracciato chiuso, una forma. Poi andiamo a raggruppare, tasto destro raggruppa. Ora abbiamo bisogno di fare una copia di questo oggetto. Quindi selezionato questo oggetto andiamo a cliccare sul strumento ridimensionamento che troveremo qui sulla palette strumenti, facciamo doppio clic e gli diamo per esempio un ridimensionamento uniforme del 40%. Attiviamo sempre la modalità anteprima e clicchiamo infine su copia. Ora, sulla copia dell'oggetto creato, col tasto destro andremo a ordinarlo dietro, in modo che questo oggetto sarà dietro l'oggetto principale, che resta quello più grande e visibile. Lo possiamo chiaramente vedere anche dalla palette livelli, dalla sua cartella. Ora è il momento di colorare l'oggetto principale e l'oggetto più piccolo che abbiamo posto dietro. Per l'occasione ho già creato una piccola palette livelli. L'importante per enfatizzare l'effetto finale è di dare un colore più vivace e chiaro al testo e quindi all'oggetto principale, quello più grande, e un colore più scuro, possibilmente che parta dal colore principale, quindi segua la stessa matrice cromatica, al livello di oggetto più piccolo. Ad esempio possiamo fare in questo modo, chiaramente anche i colori sono a discrezione, ovviamente in base a quelle che sono le nostre esigenze. Seleziono quindi l'oggetto principale, poi con il contagocce vado a cliccare sul primo colore, poi vado a selezionare magari dalla palette livelli attraverso il cerchiolino che sta sulla destra il livello testo più piccolo e poi sempre con il contagocce vado ad associare il colore più scuro, un marrone scuro che può essere appunto derivato lontano dell'arancione. Ora che ho associato i due colori seleziono entrambi gli oggetti, sempre dalla palette strumenti andrò a cercare lo strumento fusione, doppio clic, mi assicurerò che la modalità di fusione sia la spaziatura con passaggi specificati, e mettiamo un valore di 200 e diamo l'ok. Ora non ci resta chiaramente che applicare la fusione, quindi andiamo sul menu oggetto, fusione,
crea, ed ecco qua. Abbiamo il nostro oggetto creato, siamo partiti da 3 righe di testo, abbiamo reso tridimensionale il tutto con un effetto ombra in 3D, ma noi non ci accontentiamo e quindi vogliamo dare ancora più enfasi a questo effetto di profondità tridimensionale. Andiamo a selezionare l'oggetto più grande, quindi quello che ha il colore più chiaro in questo caso. Lo selezioniamo dalla palette livelli, ma potremmo selezionarlo anche direttamente con un click. E andiamo poi dalla palette strumenti, qui in basso, a fare un click sul colore della traccia. Anche qui io devo dare un colore che sostanzialmente segua la matrice cromatica del colore principale, quindi in questo caso l'arancione, ma che sia tendenzialmente più scuro, che possa rappresentare una via di mezzo tra l'arancione e il marrone scuro, che è il colore poi dell'oggetto finale, quello più piccolo sul retro. Quindi vado così a creare il mio colore. Come vedete, dando un colore di traccia viene enfatizzato, viene evidenziato l'effetto profondità, perché io vado a creare un legame cromatico molto forte, molto visibile, tra l'oggetto principale, il testo più grande, e l'oggetto finale, il testo più piccolo, che ricordiamo abbiamo ordinato sul retro. Bene, diciamo che sono contento di questo colore, rilascio, faccio un clic fuori ed ecco qui il mio testo trasformato in un oggetto sferico tridimensionale. Ciao, grazie e alla prossima!